Ciao, allora, forse riesco a girare un video, non so. Allora, ho detto mille volte, ho comprato video acquisti ovviamente, ma acquisti di un sacco di tempo che non faccio video, che non giro più tanto. Allora, ho fatto un piccolo ordine in Abra, sapete che è uscita la nuova collezione, bellissima, la Mermaid, penso che si chiami solo così, sembra sì. Ho preso solo tre cosine. Allora, ho preso la palettina ovviamente, che è troppo carina, azzurrina, con le scagliette dorate, proprio bellina. E ho preso due ombretti, quelli che mi hanno colpita di più. Uno ce l'ho indosso, che è Selfish, però devo dire che mi ha deluso un po' per il momento. È la prima volta che lo metto, mi è arrivato l'altro ieri il pacco. Mi ha deluso un po' perché dagli swatches in rete sembrava molto più pigmentato, no? Io l'ho applicato prima con il pennello e poi l'ho prelevato con il dito e l'ho picchiettato su. Però, come si può notare, non ha tutta questa intensità, no? Quindi io vorrei provarlo bagnato. Proverò. Quello che invece mi è piaciuto tanto, l'ho provato subito appena mi è arrivato questo, è Sensuelle. Allora, intanto faccio vedere Selfish, che è questo ovviamente. Così sembra abbastanza. Questo è sbocciato sulla mia mano. Io, insomma, me ne ero invaghita dallo swatch che aveva messo Mr. Daniel Makeup su Instagram molto prima che uscisse la collezione. Sono rimasta un po' delusa. Poi costano anche di più questi. Questa è la nuova texture che loro chiamano Celestial. Dovrebbe essere, cioè ricordano comunque Water Dream, no? Soprattutto Sensuelle, che appunto è questo. È un rosa con dei riflessi dorati, bellissimo. Questo appunto l'ho indossato l'altro giorno con una base neutra sotto, nel senso che avevo solo il primer ed è durato tutto il giorno. È bellissimo, mi piacciono tantissimo questi ombretti, no? Con questo finish particolare, un effetto bagnato. Vabbè, comunque le ho prese ovviamente in sconto perché, essendo uscita la nuova collezione, hanno fatto degli sconti. Avrei voluto prendere anche Chemical Bond, che mi piaceva, però mi ero fatto una piccola ricarica sulla postpay, appunto, perché sennò poi io non mi controllo. Così, senza farmi neanche un calcolo, mi sono fatta la ricarica. Il rossetto mi poteva interessare, ma secondo me assomiglia a qualche rossetto che già ho. Anche se i rossetti in Abra, devo dire, quei due che ho comunque mi piacciono tantissimo. Quindi, però vorrei provare qualche altro colore più particolare. Poi parliamo di Wycon. Sono stata da Wycon un po' di tempo fa perché ho scoperto che hanno aperto un punto vendita in un centro commerciale nella zona dove abita il mio ragazzo, perché non abitiamo nella stessa città. Ho visto il negozio e gli ho detto: ma scusa, tu non mi dici niente. Ma vabbè. Ho provato il rossetto blu, no, il rossetto liquido, quello blu. Ho fatto anche la foto, l'ho messa su Instagram, però non l'ho trovato tanto omogeneo. Ho preso queste che sono, comunque metterò tutti i prezzi in info box perché a cercare gli scontrini qui ci metterò una vita. La maschera occhi illuminante, antiocchiaio, ossigenante, alla caffeina. Non l'ho ancora provate, non li ho ancora provati questi. Comunque costa un poco.
Le maschere viso invece, sempre queste qui di questa linea di cotone, non ne ho sentito parlare tanto bene, questi qui li proveremo, vediamo un po'. Poi ho preso questo, di questa linea burlesque, Simply Red, che puntavo da un po' questo, uno di questi, così perché volevo provare. Ho preso lo 04 Red Alert. A fuoco, ok, che è un, adesso sembra rosso, mi sembra un rosso fragola, io in negozio lo vedevo rosso aranciato, comunque è molto bello e dura tanto veramente, rimane opaco, non sbava, anche questo mi sembra 3 euro, una cosa del genere, non poi passiamo a Essence. Allora, passiamo a Essence. Ho preso l'I Love Extreme Waterproof, perché non avevo mascara waterproof, credo di non averne mai provati in vita mia. E inizialmente non mi convinceva tanto, lo trovavo molto liquido, però forse è una cosa un po' di tutti i mascara. E forse voleva anche dire che non era stato aperto il negozio, cosa che capita spesso con Essence. Mi sta piacendo tantissimo, veramente. Non lo sto usando tutti i giorni perché penso che il mascara waterproof tutti i giorni non vada bene perché ci vuole per struccare le ciglia. Questo lo scovolino intanto. Struccare le ciglia da un mascara waterproof penso che le indebolisca molto, devo fare più fatica, devo strofinare, perdo le ciglia, quindi non lo uso tutti i giorni, però mi piace veramente tanto, è consigliato e fa un buon volume, comunque è più o meno come il classico Love Extreme. Ho preso un pozzettino questi tra i più recenti credo, Velvet Matte 18, che è un bel, mi sembra più chiaro, poi quando faccio l'editing il colore dovrebbe tornare alla normalità, non lo so, sembra chiaro qui, no, in realtà è abbastanza scuro, soprattutto sulle labbra, è un borgogna direi, sì, l'ho già indossato, ma tiene, anche senza matita, almeno su di me, a differenza di altri rossetti che ho provato che non mi sono piaciuti, che sbavano, questo qui tiene abbastanza bene, quindi approvato. Ho preso poi questo che è carinissimo, che è di una delle ultime collezioni, sì, credo la Juicy It, di cui ho preso anche lo smalto, infatti, questo è buonissimo, lo sto usando come si potrà notare, profuma di ciliegia, qualcuno ha detto che è una mela, ma sì, inizialmente potrebbe sembrare una mela, ma è una ciliegia, sa, il profumo di ciliegia, e l'unico che c'è, è troppo carino, è bellino, mi piacciono un sacco queste cose qui, e mi ricorda tanto il profumo di una bambola che avevo già, tra l'altro, citato in uno dei miei video. La famosa Cherry Mary Muffin che ho ancora lì in giro, vestita però da Lady Lovely perché l'ho lasciata così da quando ero piccola. Va bene, a parte queste divagazioni, ho preso appunto uno smalto. Questo è Jelly Orange, si chiama così? No, si chiama Orange is the New Black. Orange is the New Black. Vabbè, questo che è un pesca direi, sì. È tanto carino, mi piacciono questi colorini qui. Ok. Poi altro smalto perché non ne abbiamo mai abbastanza. Di questa linea di dei Lasting Color Nude di Pupa. Ho preso questo color rosa. Chiarissimo perché non così non avevo, mi pareva di non avere dei rosa molto chiari. Questo qui è il 232,
Il fatto è che, allora, mi piace, sì, è una leggera satinatura, non è completamente opaco, però non si nota sulle mani.